Ciao Alberto, grazie di essere qui con noi. Prima domanda, feedback della fiera, qual è il feeling sentito e se rispecchia in effetti l'attualità del mercato italiano? E guarda, sono molto contento di questa fiera perché finalmente si vede un vero movimento di nuovo sul mercato, sul nostro settore, il mercato solare. Sembra di essere tornati un po' alla vecchia Solar Expo di Verona, quando c'era veramente tanta effervescenza, entusiasmo, voglia di fare. E devo dire che ho visto persone che non vedevo da tanti anni in questa fiera. Ci sono tantissimi padiglioni che, francamente, vedendo quello che era successo l'anno scorso, eravamo un po' dubbiosi se venire, ma devo dire che abbiamo fatto veramente un'ottima scelta. C'è tanto entusiasmo e quindi questo fa sempre bene. Mi parlavi Solar Expo, quindi quando c'era comunque un conto energia, c'era una determinata situazione. A che punto siamo con il quadro amministrativo oggi? Insomma, è migliore rispetto agli scorsi anni? Allora, è lo stesso. E quello che è cambiato è che c'è consapevolezza che serve qualcosa in più sulla parte energetica. Ahimè, questo penso che sia stato mosso soprattutto da quello che è successo in Ucraina, per cui la crisi energetica, la difficoltà di avere energia a basso prezzo, prezzi del gas che sono saliti alle stelle, e questo ha dato un po', è stato quello che ha dato il trigger a che le persone, ma anche le aziende stesse, soprattutto nella parte commerciale e industriale, dicessero: ah no, io voglio iniziare a produrre energia per un po' togliermi da questa altalena di prezzi. E quindi quello che è successo, l'aumento della richiesta di domande non è dovuta, dell'installazione non è dovuta a un cambio normativo, ma è un'esigenza che è nata dal mercato stesso, per cui è sana questa cosa, e vedremo, io penso che questo durerà anche nei prossimi anni. Quindi non c'è una feed-in tariff come c'era ai tempi di Solar Expo 2010-2009, non c'è stato un salva Alcoa, ma la domanda è nata dal mercato stesso. Quindi questa è la cosa bellissima e la cosa sana del nostro mercato attuale. Parlando, restando in tema di mercato, previsioni di fornitura nel 2023-2024? Guarda, noi abbiamo visto l'anno scorso, a causa della guerra in Ucraina, la domanda di richiesta di moduli è aumentata tantissimo, tant'è che ha preso un po' in contropiede un po' tutti, anche noi stessi. Noi abbiamo quintuplicato le vendite rispetto all'anno prima. Quest'anno pensiamo di quadruplicarle rispetto al 2022. E penso che anche il 2024 possa aggiungere ulteriori volumi. Noi ci aspettiamo che per quest'anno la domanda globale di moduli in Italia si attesti attorno ai 4.5 giga, ma l'anno prossimo sarà oltre i 6 giga. Wow. E infine parliamo di tecnologia, quindi TOPCon e feedback del mercato di questa appunto seconda generazione del vostro Tiger Dam. Guarda, questo devo dire che ha aiutato tantissimo la nostra azienda a crescere. L'anno scorso, nel 2022, abbiamo consegnato a livello mondiale 44 giga, che è il doppio rispetto a quello che abbiamo fatto nel 2021, e questo devo dire grazie tantissimo al nostro nuovo modulo Tiger Neo TOPCon, perché soprattutto sul mercato utility mondiale, ma anche in Italia, è stato il prodotto più venduto. In Italia quest'anno tutti i progetti che abbiamo, gli utili, e ve lo assicuro sono tanti, sono solo esclusivamente con la tecnologia TOPCon. Tra l'altro all'inizio dell'anno prossimo presenteremo delle nuove implementazioni su questo prodotto che andranno a aumentare sia l'efficienza e la potenza dei moduli, quindi ci aspettiamo che anche l'anno prossimo possa rappresentare uno dei prodotti di punta di Cinco. Top, grazie Alberto, grazie. Grazie a tutti. Thank you.